tutte patatine e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. È la prima volta che intrattengo un argomento del genere ed è stato l'argomento più richiesto. Infatti vi ho chiesto di compilare il questionario sui video che vorreste vedere e ve lo chiedo di nuovo perché riguarderà i video futuri che vedrete sul canale. Se vi va vi lascio nell'info box il link. Più voti quel video otterrà, prima lo vedrete sul canale, e c'è anche una sezione dove potrete scrivere quello che volete, quindi se volete un video in particolare che non è presente sulla lista potete scriverlo voi con le vostre manine. Se non hai capito bene di cosa tratterà questo video, ti consiglio di guardarlo anche a te che non sei interessata a quarzi, minerali, purificazione e non ne capisci niente su queste cose, perché sono cose che possono aiutare chiunque, anche dagli più scettici. Mettetevi comodi perché inizieremo a chiacchierare tantissimo. Io personalmente colleziono cristalli e minerali da un sacco di tempo, da quando ne ho memoria, perché mia madre è sempre stata una appassionata di questo tipo di cose e sono cresciuta con sempre qualche pietra intorno a me. La fase della mia vita in cui siamo diventate io e mia madre Wiccan ci ha avvicinato ancora di più a questo mondo. È una cosa scientifica, non è una cosa che ci devi credere. Certo, la parte del crederci fa molto, ogni volta che il classico anche effetto placebo o comunque il classico ci credo perché deve funzionare, funzionerà perché ci credo, tutte queste cose qua, quindi ovviamente la positività porta positività. Voi, ve l'ho sempre detto, siete gli artefici della vostra vita, quindi se volete svegliarvi tristi vi svegliate tristi e non ce n'è, se volete svegliarvi felici continuate a essere felici durante la giornata e qualcosa cambia. Quindi i minerali come mi hanno aiutato nella vita e come mi continuano ad aiutare? Io personalmente tratterò questo argomento dei minerali, della meditazione, quindi di come li utilizzo, in un altro video che è stato anche questo super iper votato e sarà prossimamente online sul canale, ma oggi siamo qui per farvi vedere la mia collezione e parlarvi di come li purifico, di come li carico, li scarico, eccetera eccetera. Dovete provarli perché alla fine i minerali fanno parte della terra e non c'è cosa più vera della terra, ecco, quindi non sono molto costante, ecco. Diciamo che ce li ho sempre in casa, ma non sempre gli dedico cura. E purtroppo questi patatini necessitano di tanta cura, cioè nel senso di tanta cura, se volete che questa cosa funzioni dovete continuare a farla, come ogni cosa, cioè la perseveranza premia. Quindi iniziamo subitissimo a farvi vedere la mia collezione, che ve la faccio vedere nel dettaglio adesso durante il video. Questi sono tutti, o quasi, i quarzi, minerali, tutte le pietre che io ho. Alcune ovviamente sono ancora in giro sparse per casa, ho cercato di raccimolarle tutte in questo video per farvele vedere. Non ne parlerò nel dettaglio di tutte perché altrimenti questo video durerà secoli, ma iniziamo subito con le pietre che conosco di più e che conoscerete sicuramente di più anche voi, quelle che avete visto magari in giro più spesso e anche di quelle un po' più strane che magari non vedete spesso in giro. Allora, partiamo dall'ametista. L'ametista è famosissima, come in tutti i minerali è presente in diverse forme, cioè il geode. Quindi il geode è questa roccia che, spaccandola all'interno, troviamo il minerale vero e proprio, quindi la pietra vera e propria. Ci sono appunto le druse, che sono queste geodi spaccati. Diciamo che l'ametista è sempre stata la mia pietra preferita da quando ero piccola, perché ha sempre accompagnato la mia vita, ho una passione io per il viola, e diciamo che è sempre stata la mia pietra preferita. Tornando indietro nel tempo, i nostri antenati pensavano che questa pietra fosse acqua solidificata, che praticamente impediva, secondo loro, all'uomo di perdere la sua lucidità mentale anche sotto l'effetto d'alcol, quindi praticamente non ti ubriacavi mai. Infatti si usava mettere il pezzo di ametista dentro a qualsiasi alcolico si stava bevendo e si diceva che non ti ubriacavi praticamente. Queste erano le voci di corridoio, però non si sa, devo provare, vi dirò. Se avete una drusa abbastanza grande o anche un po' più grande, meglio ancora, se mettete sopra i minerali la drusa di ametista ricaricherà i vostri minerali. Se soffrite di mal di testa, emicrania, non riuscite a dormire, quindi insonnia, siete molto ansiose, questa pietra fa il caso vostro. Aiuta inoltre all'apertura del terzo occhio per andare al di là delle apparenze. La pulizia dell'ametista avviene in acqua corrente o comunque in acqua, in una ciotola con dell'acqua. L'ametista, come il quarzo ialino o cristallo di rocca insomma, può essere messa all'interno dell'acqua minerale da bere. La tenete 24 ore in una bottiglietta che poi andrete a bere il giorno dopo, aiuterà tantissimo insomma a purificarvi l'interno. Quest'estate col quarzo ialino o cristallo di rocca facevo proprio non gli infusi, vabbè, mettevo i pezzettini di quarzo ialino dentro nell'acqua minerale, lasciavo 24 ore l'acqua lì con il quarzo e poi il giorno dopo la bevevo, e facevo sempre così ogni giorno. Detossifica tantissimo, se lo fate per un mese notate la differenza e vi sentirete sicuramente meglio. Mi raccomando, quando lavate i minerali sotto l'acqua non utilizzate i detersivi, ma anche fuori dall'acqua non vanno utilizzati i detersivi o prodotti chimici sopra i vostri minerali. Come si ricarica? Si ricarica sotto alla luna piena o la luna crescente,
non sotto il sole, l'ametista no, gli altri minerali, alcuni minerali sì. Quindi scaricate la pietra sotto l'acqua corrente per far scivolare via tutta la negatività che ha preso, tutte le cose negative che ha preso, e poi dopo la mettete a ricaricare sotto la luna crescente o la luna piena. Poi c'è il quarzo ametrino, che sarebbe l'unione dell'ametista e del quarzo citrino. Io ce li ho di diversi tipi, ce li ho tutti borattati. E un esempio è questa, che è molto molto bella perché ha questi colori viola e questi colori verdi al suo interno, con tutte queste sfumature quasi nebulose, chiamiamole. Il quarzo ametrino invece è un amplificatore di tutti gli altri cristalli, si può utilizzare per chi ha dei blocchi da superare e le negatività che impediscono di fare il proprio percorso. Quindi se siete negativi, dite no, questa cosa non va bene, non riuscirò a completarla, circondatevi di questo ametrino. È ottimo anche per chi ha delle dipendenze, che possono essere tipo fumo, alcol, o delle dipendenze da cibo, come la sottoscritta, che mi piace sempre mangiare, quindi mi devo contornare di questi. Anche dipendenze sentimentali, quindi in tutte le sue sfumature di dipendenza, questo aiuta a combatterle. Poi c'è la fluorite, che sono queste pietre semitrasparenti verdi, o anche di verde più acceso, di altri colori. Si ricaricano energia solare, quindi lavateli prima per lasciare andare via tutta la negatività che hanno assorbito sotto l'acqua corrente, e poi li mettete sotto il sole qualche minuto, questo per una volta a settimana lo fate, quindi se ovviamente le utilizzate. Ma anche se non le utilizzate, è meglio scaricarle e purificarle ogni volta, perché ovviamente assorbono tutto quello che c'è nell'aria, tutto quello che c'è intorno a loro. Queste pietre promuovono la libertà di pensiero gradualmente, quindi in modo molto dolce, e se siete delle persone che tengono tutto sotto controllo, hanno affinità con queste persone, con questo modo di essere, quindi avete trovato le vostre pietre, io ho trovato le mie pietre. Queste pietre inoltre rigenerano la pelle, le mucose, le vie respiratorie, rafforzano ossa e denti, alleviano le malattie, le allergie, scusate, psicosomatiche. Ovviamente se volete saperne di più potete informarvi su Google, ci sono un sacco di forum dove parlano di minerali. Io ovviamente vi sto dicendo il succo di queste pietre. Poi ci sono delle pietre un po' più particolari, ad esempio ho questa pietra incastonata in questo anello, questa qua si chiama turchese. È una delle pietre egiziane più amate perché protegge dai sortilegi, infatti veniva usata proprio per questo. Sono adatte queste pietre a chi non ha più voglia di lottare, che si è talmente analizzato troppo spesso che non prova più sentimento altrui. Non va messa al sole, ma va scaricata sotto l'acqua corrente, caricata alla luna. Queste qua sono due pietre di ossidiana che ho io, ce ne avevo un'altra che tenevo in casa ma mia mamma l'ha tolta. Queste qua sono delle pietre molto particolari, sono ottime antistress, ma sono talmente potenti che assorbono tutta la negatività che ci circonda, e infatti io le sto tenendo fuori da casa perché in questo modo proteggono insomma il contorno, e tutta la gente che entra, che magari ha delle negatività e tutto quanto, loro lo assorbono insieme ad altre pietre che fanno questa cosa. Gli sciamani le usavano come pietre per entrare in contatto con i defunti, infatti anche la mia mamma me l'aveva detto, che se si guarda nella parte opaca dell'ossidiana, si dice che se si guarda, è una diceria, che se si guarda in questa parte opaca si possono vedere le immagini dei propri cari defunti. E stimolano anche il dono della profezia e fungono da amuleto di protezione. Si ricaricano sotto la luna e si purificano nell'argilla o sopra l'argilla. Perché? Sotto l'argilla, scusatemi. Perché al contrario delle altre, l'argilla è quella che assorbe più negatività. Per questo tipo di pietre l'argilla funge di più. E poi normalmente si possono caricare sotto la luna. Poi c'è la turmalina nera, che è questa pietra qua, molto molto bella. Mi piace un sacco questa pietra perché è super particolare, sembra tipo la pietra del futuro, cioè la pietra del futuro, la pietra degli alieni, è stranissima. È la pietra del computer anche, perché? Perché questa pietra è fantastica da tenere tra voi e il computer, o comunque sempre con voi, dato che siamo sempre in mezzo a dispositivi elettrici, quali computer, cellulari o TV, insomma tutte queste onde elettromagnetiche, quindi aiuta a far scorrere la vostra energia liberamente. Questa pietra si ricarica sotto la luna piena, meglio in una ciotola immersa nell'acqua, e non metteteci il sale assolutamente perché tenderà a infilarsi in tutte queste crepettine e a sgretolarsi piano piano. Potete anche metterla al sole ma non diretto. Quando non la usate potete metterla sopra una drusa di ametista per lasciarla un attimo riposare. Poi c'è il famosissimo cristallo. Poi c'è il famosissimo cristallo di rocca o quarzo ialino. Questo qua veniva utilizzato in antichità per abbassare la temperatura corporea, ma si utilizza ancora adesso. Tipo se siete con la febbre alta, mettete il cristallo sotto alla pianta del piede e vedrete che la vostra febbre si abbasserà. Come vedete assomiglia al ghiaccio, infatti veniva tenuto in bocca per togliere la sete,
e anche con questo ci faccio un sacco di infusi, come vi ho detto prima, quindi 24 ore nell'acqua minerale. Anche questa potete poi metterla nel bagno se volete farci un bagno rilassante. Infatti aiuta ad eliminare le tossine e a rafforzare il vostro sistema immunitario. Una diceria fichissima che io ho scoperto tipo 2 anni fa, se notate ci sono dei, in alcuni, non in tutti, ci sono queste nebulose che sembrano praticamente delle rotture. Si diceva che queste nebulose fossero dei fantasmi intrappolati al suo interno, quindi più un cristallo aveva all'interno queste nebulose, più si erano immagazzinati all'interno dei fantasmi, degli spiriti. Mia madre non ci crede, io boh, è strano in effetti. Poi c'è il famosissimo quarzo rosa, che io ce l'ho in diverse opzioni, ce l'ho come anello. Sì, insomma, il quarzo rosa lo vediamo ovunque. Il quarzo rosa è tipo il quarzo dell'amore. Tagliando corto, perché sennò questo video dura un sacco, il quarzo rosa invece aiuta a ridurre la stanchezza, a combattere l'insonnia e la tachicardia. Poi c'è l'onice, che è questa pietra nera, tutta nera, sembra quasi finta. Ho sia questa versione, che era appunto un ciondolo che mi è caduto da un momento all'altro, sarà stato un segno, perché adesso vi spiego. Se voi tenete questa pietra come ciondolo, come orecchino, comunque in questa parte da qui in su, questa pietra purtroppo vi darà un senso di oppressione, quindi meglio tenerla dal cuore in giù, quindi come braccialetto, come anello, come cavigliera. Indossandola infatti ci si scherma delle negatività e aiuta a rafforzare l'udito. E io questa cosa non la sapevo, perché io ho un problema e a saperlo prima mi sarei circondata di questa pietra. Se avete delle infezioni, delle cure che state facendo per l'udito o qualsiasi altra cosa, questa pietra fa il caso vostro. Anche questa, come l'ossidiana, potete tenerla fuori dalle porte o finestre, perché come vi ho detto prima fa una specie di schermatura contro le negatività, e quindi se avete degli ospiti magari che emanano energie negative, che magari i poverini non lo fanno apposta, questa pietra scherma queste energie fuori dalla vostra casa. Non tenetela però troppo addosso, perché si deve riposare. Non tenetela al sole, sì alla luna. Lavatela in acqua corrente, quindi non immergetela però nell'acqua, non tenetela come altre pietre immersa nell'acqua. Passando poi a queste pietre, queste qua si chiamano angelite. Infatti il loro nome lega tantissimo con il significato della pietra, con le proprietà della pietra. È un'antinfiammatoria, antidolorifica. Infatti se avete dei problemi l'appoggiate sulla zona interessata e dovrebbe alleviare il dolore o l'infiammazione. Quindi amore, se hai problemi dopo vieni qua che ti provo questa sul dito, perché sei fatto male al dito. Dà supporto alla crescita delle ossa, quindi se vi siete rotti qualcosa, circondatevi di queste. Passando invece al lato spirituale della cosa, vi aiuta molto a comunicare questa pietra, quindi se avete problemi proprio con il comunicare con le persone, esprimervi, lei. E perché angelite ricorda il suo scopo? Perché questa pietra, se tenuta sotto il cuscino, di notte aiuta ad accrescere la connessione tra voi e il vostro spirito guida. Questa pietra invece, a differenza delle altre, è solubile, quindi più la lavate più questa pietra si scioglierà piano piano, ovviamente. Quindi come la potete ricaricare? La potete scaricare e ricaricare su una drusa, quindi la lasciate su una drusa di ametista, come ho detto prima, e questa pietra farà da sé. Passiamo poi a questa, che è una pietra super particolare, che io avevo come ciondolo ma non l'utilizzerò più come ciondolo, perché è una di quelle pietre che, come vi dicevo, vanno utilizzate da qua in giù. Questa si chiama ematite ed è la pietra del sangue, detta così. Mentre le altre pietre sono un po' più spirituali, questa aiuta a concentrarsi sulla vita materiale, quindi se siete degli studenti ad esempio questa pietra è ottima per stare concentrati, non vi studierà al posto vostro, ma vi aiuterà a rimanere concentrati, a studiare, a essere un po' più presenti nella vita reale, ecco. E sì, questa pietra è anche detta pietra del sangue proprio perché aiuta anche la formazione di globuli rossi, ed è perfetta anche per me perché io ho un sacco di globuli bianchi e pochissimi globuli rossi, quindi anche per chi magari è anemico. Se avete dolori durante il mestruo, contornatevi di queste pietre. Potete purificarla sotto la luna o ancora meglio nella terra. Ovviamente tutte queste cose che avete sentito io le ho apprese durante il mio percorso, che ho imparato piano piano, cose che anche la mia mamma mi ha detto, cose che ho trovato su vari forum e siti, quindi se volete documentarvi ancora di più vi consiglio di andare a fare una bella ricerca, perché scoprirete un sacco di cose bellissime e super interessanti, se vi piacciono ovviamente queste cose. Se volete sapere come utilizzo queste pietre nella meditazione, fatemelo sapere e votate anche il prossimo video. Giù trovate il link per il questionario. Mi ha fatto tanto tanto piacere parlare con voi di questo argomento, spero che anche voi abbia fatto piacere questo video. Quindi basta, ho finito, ci vediamo al prossimo video, io vi mando un grosso bacione, ciao!